21 marzo 1982, ventitresima giornata di campionato, allo stadio di San Siro ospita l'incontro tra Inter e Udinese, di cui abbiamo a disposizione solamente le immagini del primo tempo. L'Inter viene schierato da Bersellini con la seguente formazione: Bordon, Baresi, Oriali, Pasinato, Canuti, Bakleckner, Bagni, Proasca, Altobelli, Beccalossi e Marini, con Centi e Bini ad entrare nel secondo tempo. Ferrari invece schiera l'Udinese con questa formazione: Borin, Galparoli, Tesser, Gerolin, Cattaneo, Orlando, Causio, Bacchin, Muraro, Orazzi, De Giorgis entreranno nel secondo tempo, Pin e Cinello. Quindi un ex in campo, si tratta di Carletto Muraro con la maglia dell'Udinese, ma anche un altro ex che avete appena visto, si tratta di Franco Causio, passato proprio dai nerazzurri alla Udinese. Siamo al 18° minuto del primo tempo, ecco un episodio decisivo, dribbling di Salvatore Bagni, fallo e calcio di rigore decretato dall'arbitro, signor Ballerini di La Spezia. Depone, intanto vediamo il replay dell'azione fallosa, i danni di Salvatore Bagni, che non fa nulla per rimanere in piedi, ma è atterrato follosamente da un difensore dell'Udinese, Beccalossi che si incarica del tiro, spiazza nettamente Borin e l'Inter si porta così in vantaggio per 1-0. Il risultato della partita però cambierà nella ripresa, esattamente all'85esimo, 5 minuti dalla fine, segnerà l'attaccante Cinello, il centravanti Cinello, entrato proprio nel secondo tempo, all'83esimo, 2 minuti prima, in sostituzione di De Giorgis. Si fisserà così il risultato definitivo della partita, Inter 1, Udinese 1.